che il nostro maestro era un amante di Verdi, quindi credo sia giusto ricordarlo e omaggiarlo così. Niente, tutti noi pazzanesi siamo a conoscenza di quello che ha fatto realmente il maestro Valenti per questa comunità a partire dagli anni 60 ad oggi. Quindi credo che non c'è bisogno di ulteriori parole, ma solo un grande grazie da parte nostra, da parte di tutti i musicisti che si sono formati, da parte di tutti quelli che hanno fatto per hobby, per passione, cioè tutti sono passati dal maestro Valenti, quasi tutto pazzano. Quindi grazie di cuore per quello che ha fatto per noi, e niente, grazie. Thank you.
tutti abbiamo espresso in un modo o in un altro questa sua attenzione particolare nei riguardi della musica e dell'educazione musicale, e credo che questo ci dà già un messaggio molto bello. La musica, quando è vera, è armonia, è capacità di elevarci verso l'Eterno. Ho visto che all'inizio avete fatto il miserere. Credo che la parola più esatta sia proprio questa: di fronte alla morte tutti dobbiamo poter gridare il nostro miserere. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Perché, come diceva la prima lettura, ogni uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente il popolo è come l'erba, secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Ecco, in questa certezza noi siamo qui oggi, che la parola del nostro Dio dura per sempre. È solo Lui che può dare la consolazione vera, quella consolazione che il profeta Isaia è chiamato a dare in un momento storico come quello che lui ha vissuto, un momento difficile di tribolazione, di sofferenza. Il profeta sa andare oltre l'immediato, sa leggere la situazione oltre quello che appare, e quindi chiede di preparare a tutti la via del Signore. Ecco perché noi oggi ringraziamo il Signore per tutto ciò che appunto il Signore gli ha donato a Mastro Luigi, e nello stesso tempo ci impegniamo anche noi a preparare la via al Signore, a spianare la strada per il nostro Dio, a far sì che ogni monte e ogni colle sia abbassato. Cosa sono questi monti, queste valli di cui parla il profeta, se non il nostro orgoglio, la nostra fatica quotidiana, la nostra finitudine, il nostro egoismo o egocentrismo? Il Signore ci chiede di preparare la sua via avendo a cuore proprio la nostra salvezza. Oggi noi non pensiamo mai che il Signore è venuto per primo, pensiamo di andare noi dal Signore. In realtà Lui ha fatto già il primo passo nei nostri confronti, perché Lui è come questo padre che lascia le 99 pecore sui monti per andare a cercare quella smarrita. E ognuno di noi è una pecorella smarrita, solo che non riusciamo più ad ascoltare questa voce del Signore che ci chiama a preparare la sua via e soprattutto a camminare nelle sue vie. Ecco perché questo tempo di avvento si presenta a noi come un'occasione per lasciarci abbracciare da questo Padre misericordioso che si rallegra se noi abbiamo il coraggio di tornare a Lui. Lui ci è venuto incontro in ogni modo e in ogni tempo, e ci viene incontro in ogni luogo e in ogni tempo. Noi siamo chiamati però ad accogliere questa sua venuta, questo suo cercarci. Lui ci cerca sempre, ci cerca nei giorni facili come anche nei giorni difficili. Il motivo per cui noi celebriamo ogni anno il Natale non è per fare un qualcosa di folcloristico o di tradizionale, è per ricordare a tutti noi che Lui ci attende. Non siamo noi ad attendere Lui, è Lui che ci attende per ritornare e per prendere in mano la nostra vita e pensare alla nostra salvezza, quella salvezza che solo il Signore della storia può donare a ciascuno di noi. Lui ci fa pascolare come un pastore pascola il suo gregge, con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Sono tutte immagini bellissime che ci dicono chi noi dobbiamo seguire nel corso della nostra vita. Il Dio in cui noi crediamo è un Dio che si prende cura di noi e ci porta come agnellini sul suo petto. Si tratta di riscoprire questa consolazione che anche in questi momenti di dolore appunto noi dobbiamo recepire. Chi è che consola la nostra vita dal trauma della morte?
chi è colui che dà senso e significato alla vita di ogni giorno, chi dà senso alle nostre fatiche, chi è capace di perdonare i nostri peccati, se non questo Dio che viene con potenza. Allora chiediamo al Signore che conceda a questo nostro fratello la grazia di continuare a fare musica nel cielo insieme agli angeli, e a noi che siamo qui in questo pellegrinaggio terreno, chiediamo la forza di saper rispondere a questa ricerca che Dio fa nei confronti di ciascuno di noi man mano camminiamo in questo mondo. Lui ci cerca, e ci cerca nelle profondità del nostro cuore, nell'abisso del nostro cuore. Non lo vediamo, non lo tocchiamo, eppure Lui c'è dentro la nostra coscienza, è lì che ci parla, è lì che ci dona tutta la capacità di rispondere come umani alla grande realtà della vita. Ogni uomo è come l'erba, e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Se percepissimo questo, allora la nostra vita cambierebbe, perché l'erba è calpestata, l'erba si distrugge, ma la parola del Signore dura per sempre, la promessa del Signore dura per sempre. E allora anche la morte non diventa un qualcosa che ci distrugge, ma diventa l'occasione per scoprire una vita, quella vita eterna che non passa. Ecco, lo affidiamo allora alla Madonna, affidiamo ciascuno di noi al Signore Gesù, perché possiamo prendere consapevolezza della nostra precarietà nella vita e avere il coraggio sempre di fidarci della parola di Dio. Chi non accoglie la parola di Dio, che ci invita a volte a fare anche passi oltre i limiti umani, difficilmente sarà un uomo felice. Allora chiediamo al Signore che ci liberi dalle schiavitù in cui siamo entrati e che non ci fanno più percepire la presenza di Dio nella nostra vita, se non per momenti tradizionali, e possa scuotere il nostro cuore. Crescere personalità eccellenti, pur privi di studi e attestati relativi. Dopo Giuseppe Coniglio, primo nella poesia dialettale, dopo Francesco Russo, mago dell'elettronica e della televisione, Luigi Valenti, dotato della musica, capace di insegnarla per costruire una banda che ha portato il nome del nostro paese nella Locride e nella Calabria. Oggi lo salutiamo, Maestro Luigi, cosciente di quanto bene ha seminato, di quanti ragazzi ha istruito alla musica, di quanti musicisti sono cresciuti per merito suo. Ha dato che ha voluto una possibilità in più, un possibile progetto di lavoro. Io l'ho conosciuto negli anni 60, Maestro Luigi, nella sala della Camera del Lavoro, cocciuto, serio, puntuale, amico dei lavoratori e degli onesti. Poi, cambiati i tempi, la musica ha preso il sopravvento sulla politica. Oggi, nella vallata dello Stilaro, se passa una banda, non si può non pensare a lui. Anche una banda forestiera può avere un suo discepolo, uno che ha avuto da Luigi Valenti per la prima volta uno strumento musicale in mano. L'amministrazione comunale di Pazzano e i cittadini non possono che essere orgogliosi di Maestro Luigi. Per questo lo onoriamo, lo ringraziamo e porgiamo ai figli e alle loro famiglie le più sentite condoglianze. Famiglia, e anche a nome del Comitato Feste, noi abbiamo bellissimi ricordi di come riusciva anche ad essere comprensivo in tanti momenti difficili
appunto delle nostre feste, facendo anche quei gesti silenziosi di carità alla propria comunità, alla propria parrocchia, pur essendo rigido nei principi. Ecco, lo affidiamo alla Madonna perché lo soccorra nella sua misericordia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E su voi tutti che avete partecipato a questa liturgia, ascenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ti accolga il coro degli angeli e con Lazzaro povero in terra tu possa godere il riposo eterno nel cielo. Benediciamo il Signore.